ragazzi, siamo arrivati alla quinta puntata, altri 4 nuovi esercizi che vengono ripresi dai ragazzi che hanno già fatto e che vi proporranno degli esercizi un po' più complicati. Vi ricordo la nuova challenge, ricordatevi sempre di taggarci e di condividere tutti i contenuti di questa serie con più amici possibile. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video. Sono sempre io, Andrea, e oggi vi farò vedere come complicare un pochino il gioco del salto con la cintura. Allora, il giochino sarà uguale all'altra volta, solo che i primi 10 salti a piedi uniti saranno da fare all'indietro. Quindi così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gli altri saltelli saranno uguali all'altra volta. Quindi 10 alternati, 5 su un piede e 5 sull'altro. Spero che vi divertiate, restate a casa e al prossimo video. Ciao! Buongiorno a tutti quelli del Judo Tamai, io sono Ethan. Oggi vi presenterò la cavalletta fatta in un modo un po' più complicato. Andiamo subito a vedere. Facciamo una cavalletta e dopo saltiamo di qua. Una cavalletta e saltiamo di qua. Così e via dicendo, giusto per rendere le cose più complicate. Spero di esservi stato utile. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi sfido a complicare il gioco della fontana. Dopo aver scelto un luogo all'aperto e al sicuro, vi mettete in posizione della fontana e scendete in ponte. La sfida è ritornare alla posizione iniziale. Adesso tocca a voi. Ciao a tutti ragazzi, la scorsa volta vi ho proposto l'esercizio del coniglio judoka. Oggi ve lo riproporrò però con il coniglio che ha subito un'evoluzione e quindi è diventato un bradipo. Vediamo. Questo è l'esercizio che vi propongo, quindi che dire, provateci e divertitevi soprattutto. Ciao! Quinta challenge. In questa challenge parleremo di potenza. L'idea è quella di saltare con un salto a rana più lungo possibile. Ok? Si parte dietro una riga, piedi paralleli, potete piegare o oscillare quanto volete, ma non dovete muovere le gambe. E quando spiccate il salto non potete cadere, ok? Mettete un metro in modo che si veda esattamente quanto avete saltato. Tipo. Provateci voi.